Dopo l'intervista al giovane consigliere comunale del Partito Democratico Luca Barilali, abbiamo qui con noi tra poco una grande amica di Cronaca Egubina, che tra poco infatti presenteremo. Intanto andiamo avanti. Parliamo sulle orme degli antichi progenitori umbri. Il progetto è curato dalle professoresse Dina Castellani e Lucia Baldelli. Sabato alle ore 18:30 in piazza Oderisi, la vita quotidiana e la cultura della comunità di Govio, la Gubbio degli antichi umbri, torneranno a diffondere le loro voci, raccontandosi in una rappresentazione teatrale che si svilupperà sulla base di un voto fatto agli dei, il rito della primavera sacra. Sabato e domenica, sotto gli arconi del Palazzo dei Consoli, prodotti particolarmente interessanti delle attività quotidiane degli antichi umbri prenderanno forma grazie ad esperti operatori di laboratori didattici. Passiamo avanti, l'importanza dello studiare musica al Fondino Open Day 29-30 agosto presso la sede in via Leonardo da Vinci. Vediamo infatti la locandina di Fernando Jones Blues Camp e Paolo Ceccarelli. Passiamo adesso invece a il futuro, puntare sulla qualità. Gabriele e Annalisa hanno preferito l'artigianalità alla produzione industriale. In un mondo in cui si va sempre più verso le produzioni industriali e i valori, i principi alla base della imprenditorialità vengono dettati dai ritmi della globalizzazione, c'è chi resiste e, recuperando le tradizioni, propone prodotti artigianali realizzati secondo vecchie ricette. Passiamo avanti, parliamo sempre di una tribuna per assistere all'arrivo dei ceri. La proposta è avanzata da Pasquale Di Bacco, dei Popolari per Gubbio. Intervistato Di Bacco afferma così: si potrebbe realizzare due gradoni di fronte al ristorante La Cia, così da poterli utilizzare sia come sosta per i cittadini che come elementi di qualificazione della strada d'accesso alla Basilica. Infatti, realizzando questi due gradoni si creerebbe una piccola tribuna per il giorno dei ceri, con la possibilità da parte dei molti turisti che la sera del 15 maggio salgono in vetta al monte in Gino di assistere all'arrivo dei ceri in maniera sicuramente più comoda e tranquilla. La realizzazione di quest'opera potrebbe essere una cosa importante per Gubbio. Si tratta di lavori che in definitiva garantirebbero la completa riqualificazione del perimetro esterno e della strada d'accesso alla Basilica del Santo Patrono. Vedo che è arrivata una grandissima ospite, grande amica, che è Elisa Polidori, che è storica dell'arte, esperta di cultura soprattutto. Ciao. Buonasera, buonasera a tutti, grazie a Cronaca Egubina per l'invito. Grazie a te. Stasera quindi risponderò a tutte le domande. Bene. Allora, parliamo di cultura, vediamo che in estate di arte con i maestri Milazzo e Panfili, inaugurate mostra Santa Maria Nuova e al Museo Diocesano. Per questo mi collego, dico, Elisa Polidori, Palazzo del Bargello e Museo Diocesano, sempre più centri culturali e artistici egubini? Sì, sicuramente senza dubbio ci siamo un po' imposti in questi ultimi anni con la nostra gestione in questi spazi, proprio come una nuova formula anche di gestione appunto dei musei, no? Creare luoghi sempre più aperti anche a contaminazioni culturali. Palazzo del Bargello ormai notoriamente ha acquistato una piccola galleria interna in via dei Consoli dove svolgiamo le nostre esposizioni di arte contemporanea. In questo mese abbiamo inaugurato la mostra dedicata a un pittore naif recentemente scomparso, Francesco Maiolo, e il figlio ha fortemente voluto un'esposizione qua a Gubbio che in qualche maniera ricordasse questi territori, le nostre campagne che suo padre in qualche maniera ricordava e inneggiava all'interno delle sue piccole tele naif. Sempre per quanto concerne questo importante tema artistico, a Santa Maria Nuova invece alla presenza di Monsignor Mario Ceccobelli, che sempre appunto ci caldeggia e ci supporta nelle nostre iniziative, abbiamo inaugurato alla presenza dell'artista Vincenzo Milazzo la mostra I luoghi del cuore, anch'esso pittore naif, che utilizza una particolarissima tecnica pittorica che è quella del sottovetro. Una bella esposizione di 20 opere, una cernita del suo bagaglio appunto artistico tra opere più vecchie e più contemporanee che raccontano in qualche maniera quello che lui vuole esprimere attraverso questi paesaggi che però ricordano tutti il suo luogo di nascita, la Puglia. Infatti si vedono appunto questi trulli sia in inverno che in estate campeggiare in questi cieli blu proprio con questa delicatezza, questa sontuosità tipica appunto del naif classico. Per quanto concerne appunto invece la parte
ecclesiastica, perché abbiamo detto Santa Maria Nuova, quindi parliamo di polo museale diocesano. Invece il 9, domenica 9, abbiamo inaugurato la mostra Interazioni di Massimo Panfili, nostro amico. Massimo ha già esposto con noi al Palazzo del Bargello lo scorso agosto, l'anno scorso. Quest'anno ripropone un progetto ex novo. Lui per un anno intero ha studiato e analizzato le collezioni del museo, non solo la parte degli affreschi provenienti da Santa Maria dei Laici, ma soprattutto la collezione archeologica, che è appunto la collezione Bonitatibus, e proprio traendo ispirazione dai colori, dai materiali, dalle forme appunto di questi reperti archeologici, lui ne fa una destrutturalizzazione tipica dell'arte informale e crea pezzi unici fatti appositamente appunto per il museo diocesano. Grazie. Passiamo avanti, parliamo di ricordi, cultura e memoria storica. Il programma dettagliato della festa della Madonna della Neve di Mucaiana. Abbiamo infatti la banda musicale Cerconi ai primi del Novecento. Passiamo avanti, parliamo sempre di cultura, questa volta Gualdo Tadino, l'arte e la vita della pastora Bonaria Manca, inaugurata Gualdo Tadino la mostra I pittori dal cuore sacro a cura di Vittorio Sgarbi. Domenica 2 agosto all'interno della chiesa monumentale di San Francesco a Gualdo Tadino è stata inaugurata la mostra d'arte I pittori dal cuore sacro da Ivan Rabuzin e Bonaria Manca. Al taglio del nastro tricolore hanno preso parte il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, l'onorevole Walter Verini, il curatore della mostra Vittorio Sgarbi e il direttore artistico Katia Monacelli. Ospite d'onore della giornata è stata l'artista d'origine sardi Bonaria Manca, ottantenne, nata a Orune nel Nuorese, ma presto trasferitesi con la famiglia nella Tuscia. A questo mi collego. Ci racconta la storia della vita dell'artista pastora Bonaria Manca? Sì, sicuramente facciamo un piccolo e dovuto incipit. Appunto è stata inaugurata domenica 2 agosto presso la chiesa di San Francesco questa straordinaria mostra dedicata all'arte primitiva, a cui ho avuto il piacere di partecipare per quanto concerne la parte della ricerca storica, curata da Vittorio Sgarbi, quindi un nome assolutamente antisonante che porta con sé critiche ma anche tantissimi amatori appassionati, che ha portato ad avere appunto la chiesa gremita. La curatela dal punto di vista artistico di Katia Monacelli ha fatto un po' chiusura per la creazione di un evento che secondo me sul territorio è veramente straordinario ed unico nel suo genere, dedicato appunto ad una tipologia storicamente riconosciuta come arte naif, che però molti in qualche maniera insomma vedono questa compromissione di questo nome. Alcuni la chiamano arte naif, alcuni la preferiscono definita come arte primitiva, che vede in questa mostra appunto I pittori dal cuore sacro due sezioni. Una sezione dedicata agli storicizzati, quindi maestri storicamente riconosciuti come pittori naif, e una parte dedicata ai maestri d'arte contemporanea. Il respiro è quello internazionale e questo sicuramente ha fatto sì che la mostra avesse anche una risonanza, un eco da un punto di vista appunto nazionale di grande rilievo e grande importanza. Sicuramente il personaggio di Bonaria Manca, che appunto appare anche nel sottotitolo perché appunto si parla di Ivan Rabuzin per quanto concerne gli storicizzati, per i contemporanei Bonaria Manca che è un personaggio eccezionale, e proprio durante le fasi dell'inaugurazione questa piccola donna di origine sarda che non usciva da casa da ben 3 anni, portata in qualche maniera a Gualdo Tadino da Vittorio Sgarbi, ha iniziato a parlare, a cantare i suoi canti sardi da pastora, perché lei ci tiene proprio a sottolineare il suo mestiere, che era quello appunto di fare la pastora, e anche in questi territori dell'Umbria da giovane, quindi legata in qualche maniera anche alle nostre terre. Pittrice nel più puro senso della parola primitiva, inizia a dipingere per sfogo e dalle tele piano piano passa alle pareti di casa. Infatti, su appello anche della nipote e di chi le è vicina, molti auspicano proprio la musealizzazione della sua dimora, perché non è una casa ma in realtà è una casa museo. Le pareti sono completamente dipinte appunto con questi personaggi anche molto elementari, molto semplici, che sono quelli proprio tipici dell'arte primitiva, cioè vista sotto gli occhi del bambino, cioè come uno riesce a figurarsela nell'immaginario di un bambino. E in questo Bonaria Manca, questa piccola donna che a metà fra l'alchemico e appunto il fuori della realtà, è riuscita in qualche maniera a portare in sé il messaggio vero di questa mostra, che invito chiaramente tutti a visitare perché ne vale assolutamente la pena.
Raccolti fondi per l'associazione Dis Dintorni, Gubbio fa centro, notti bianche dello shopping venerdì 14, 21 e 28 agosto. La seconda edizione della cena di gala organizzata dall'associazione Gubbio fa centro nel chiostro antico del convento di San Francesco è stata un successo di partecipazione con 180 presenti tra commercianti, cittadini, rappresentanti delle associazioni gubine e con la presenza della vice sindaco Rita Cecchetti e dell'assessore allo sviluppo economico Lorenzo Rughi. I proventi della cena di gala 2015 saranno devoluti all'associazione Dis Dintorni, presieduta da Marco Battellini, che si occupa di problematiche legate alla dislessia e iperattività. Una serata di autentica beneficenza che ha avuto come comune denominatore spensieratezza, allegria e solidarietà, come dichiarato Annalisa Volpotti. Siamo quindi alla fine, saluti finali, ringrazio Elisa Polidori per la sua presenza e per la sua... La redazione di Cronaca Gubina, e quando vorrete invitarmi sarò a vostra disposizione. Certo, sicuramente. Auguriamo a tutti i gubini buon Ferragosto e noi ci rivediamo per le interviste della sera della Notte Bianca dello sport venerdì 28 agosto e Cronaca Gubina numero 38 il 1 settembre. Saluti, a presto.